Bene, buon pomeriggio, vi do il benvenuto a questo webinar di Mondadori Education dedicato alla programmazione di fisica per il liceo scientifico. Sono Marco Bolzon e insegno in un liceo in provincia di Verona. E ho collaborato con Mondadori per la realizzazione di alcuni progetti, alcuni esercizi e alcune simulazioni legati alla seconda prova dell'esame di Stato che poi vedremo. E prima di iniziare, una precisazione. Quanto vedremo oggi non rappresenta una sorta di ricetta magica per ottenere per i nostri alunni degli ottimi risultati d'esame di Stato, perché il suo esito, sappiamo, è influenzato da una molteplicità di fattori. Nella prima parte analizzeremo il quadro normativo di riferimento, ci soffermeremo sulle novità introdotte, in particolare la fisica moderna da svolgere al quinto anno, che magari alcuni colleghi laureati in matematica fanno fatica un po' ad introdurre, a sviluppare. E poi vedremo anche il quadro delle competenze richieste perché la seconda prova si orienta in questa direzione. E vedremo anche gli strumenti digitali che la casa editrice mette a disposizione per raggiungere gli obiettivi richiesti. Cominciamo subito quindi la nostra presentazione. Ricordiamo che la riforma Gelmini è stata introdotta nelle classi prime a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e quindi con lo scorso anno scolastico si è chiuso il primo ciclo della riforma e a giugno ci sono stati i primi esami con i nuovi programmi. Questa riforma ha eliminato, unificandole, le numerose sperimentazioni sparse per l'Italia e ha definito in maniera univoca il curriculum di fisica. Vediamo le novità proprio relative a fisica. Le indicazioni nazionali, come sapete bene, le rivediamo insieme, delineano le linee generali e le competenze e gli obiettivi specifici suddivisi tra primo biennio, secondo biennio e quinto anno. E qui c'è già una prima novità perché la fisica viene svolta in tutti i 5 gli anni, mentre prima generalmente veniva svolta solo negli ultimi 3 anni. Questo ha provocato una modifica della scansione temporale degli argomenti e ha provocato in alcuni insegnanti, anche nel sottoscritto, non me lo nascondo, una sorta di disorientamento. L'altra importante novità è stata introdotta con la circolare numero 1 del 29 gennaio di quest'anno e riguarda la caratterizzazione delle materie degli indirizzi. E fisica è una possibile materia per la seconda prova scritta, sia per il liceo scientifico che nella sezione sportiva e anche per l'opzione scienze applicate. Questa circolare viene poi individuata anche la tipologia della prova, dicendo che consiste nella soluzione di un problema scelto dal candidato tra due proposte e nella risposta ad alcuni quesiti, unificandola in un certo senso alla prova già nota di matematica. Partiamo quindi analizzando il programma da portare all'esame, cioè il programma del quinto anno. E qui troviamo appunto la novità, nel senso che è stata introdotta la fisica moderna, la relatività speciale, la fisica quantistica, con eventuali approfondimenti di fisica avanzata. Nella colonna di destra ho riportato le percentuali indicate nel cosiddetto progetto LSOSA, Licei Scientifici Opzione Scienze Applicate. Apro una parentesi su questo progetto, questo è il documento, una parte che riporta appunto queste percentuali. Ed è interessante perché riporta alcune indicazioni sia in termini di prerequisiti, di contenuti minimi rinunciabili, di abilità e di competenze. Il progetto è iniziato nel maggio 2013 e promosso dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del MIUR e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Università Roma III, l'Accademia delle Scienze di Torino e il Liceo Scientifico Galilei di Verona. È stato pubblicato questo documento come allegato alla nota 4846 del 21 luglio 2014, nella quale si legge che hanno partecipato 90 scuole su tutto il territorio nazionale e da questi documenti, uno per fisica e uno per scienze,
si possono estrarre delle indicazioni utili per una discussione e condivisione più ampia con cui coinvolgere tutte le scuole che hanno l'opzione di scienze applicate. Ora, consapevoli che ogni classe merita una sua programmazione specifica, cercheremo, nelle slide successive, di rispondere a queste due domande. Come evitare che il programma di quinta non venga svolto in modo completo e in tempi adeguati a causa del ritardo accumulato nei primi 2 anni? O viceversa, come rispettare le indicazioni nazionali evitando che taluni argomenti non vengano nemmeno affrontati in una sorta di rincorsa contro il tempo? Beh, la risposta non è semplice e qui a destra ho riportato un esempio. Si tratta della soluzione del problema contenuto nella simulazione di seconda prova dell'11 marzo scorso. Certamente il fenomeno analizzato rientra nel programma di quinta, riguarda l'induzione elettromagnetica, però per la sua risoluzione troviamo l'applicazione di una relazione che per il calcolo della frequenza del moto armonico semplice, il cosiddetto sistema massa-molla, che vediamo raffigurato, e questo argomento certamente non viene svolto in quinta. Analizziamo quindi le indicazioni nazionali vedendo la scansione degli argomenti previsti suddivisi per biennio. Già in prima è importante iniziare a costruire il linguaggio della fisica classica, semplificando, modellizzando situazioni reali. Il Ministero sottolinea l'uso sistematico del laboratorio con la scrittura di relazioni. Gli argomenti poi sono l'equilibrio dei corpi e dei fluidi, la cinematica, una prima esposizione delle leggi di Newton e temi quali il lavoro e l'energia. Seguono poi l'ottica geometrica e i fenomeni termici. Se il tempo non lo consente, conviene posticipare alla classe terza fenomeni e esercizi complessi di dinamica, ad esempio il calcolo della tensione di una fune e dei moti del piano. Qui però voi avete la classe davanti e quindi sapete dove potete approfondire o dove potete tagliare. Ad esempio anche il moto armonico semplice, a mio avviso, conviene trattarlo come preliminare alle onde, quindi nella classe quarta. Per gli specchi sferici magari è sufficiente effettuare una breve sintesi. Nel secondo biennio si richiede di dare un maggior rilievo all'impianto teorico e alla sintesi formale, risolvendo problemi più impegnativi, come abbiamo ricordato prima. Si affrontano le leggi del moto, legate anche allo studio dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali, e quindi il principio di relatività di Galilei. E una seconda analisi della conservazione dell'energia meccanica, proposta anche nei fluidi. Si passa poi alla conservazione delle quantità di moto, alla gravitazione di Newton e a tutta la termodinamica, per poi passare allo studio di fenomeni ondulatori, quindi le onde meccaniche e due esempi specifici, quali possono essere il suono e la luce, e poi lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici, quindi elettrostatica, circuiti elettrici in corrente continua e il magnetismo. Ecco, a questo punto proviamo a vedere come sia possibile introdurre ad esempio i temi di fisica moderna e poi entrare nella sfera delle competenze, perché sappiamo soprattutto la fisica moderna riguarda degli argomenti che hanno rivoluzionato i concetti fondamentali della fisica e possono essere complessi da assimilare da parte degli studenti. Vediamo allora alcuni suggerimenti proposti anche, se vogliamo, un po' dalla mia esperienza e da quello che è possibile sviluppare in classe. Possiamo dare agli alunni questi due concetti importanti, magari loro lo sanno già, ma li ribadiamo, cioè la velocità della luce è costante in tutti i sistemi di riferimento. E la velocità della luce è la velocità massima raggiungibile nell'universo. Questo porta a capire che l'ambito di validità delle leggi della meccanica classica, ad esempio, è per velocità piccola rispetto alla velocità della luce. Ad esempio, applicando la legge di composizione della velocità di Galilei, possiamo ottenere delle velocità maggiori della velocità della luce. Oppure, applicando una forza costante ad un corpo, secondo la legge della seconda legge della dinamica, otteniamo un moto uniformemente accelerato, e quindi la velocità può crescere
senza limiti e basta aspettare un tempo sufficiente per ottenere una velocità maggiore di C. Ma questo sappiamo non è possibile. Il lavoro di questa forza applicata, tra l'altro, uguale alla variazione di energia cinetica, ma abbiamo detto che la velocità non può più crescere oltre un certo limite e quindi, in effetti, la relatività prevede che questa energia venga accumulata dalla massa che dipende dalla velocità. Anche quando si studia l'effetto Doppler è possibile fare un confronto per il suono. In effetti si ottengono due relazioni a seconda del moto di riferimento, a seconda che sia l'ascoltatore in moto relativo oppure la sorgente, e questo perché la velocità del suono assume valori diversi a seconda del sistema di riferimento. Mentre invece per la luce abbiamo un'unica relazione, e questo è legato proprio al fatto che la velocità della luce ha sempre lo stesso valore in tutti i sistemi di riferimento. Anche lo studio delle onde può fornire delle importanti, diciamo così, introduzioni. Ad esempio si può fare un parallelo quando parliamo di una sorgente che in moto armonico semplice può produrre un'onda armonica, ad esempio una membrana che oscilla produce un'onda sonora, un'onda su una corda. Bene, lo stesso avviene quando degli elettroni si muovono in moto armonico semplice in un'antenna e producono un'onda elettromagnetica. A questo proposito è possibile usare una simulazione specifica presente nel volume di Quinta per analizzare le caratteristiche dell'onda, un'onda trasversale, in quanto la funzione d'onda è la stessa formalmente, sia che si tratti di un'onda meccanica ma anche di un'onda elettromagnetica. Questi due punti, le onde stazionarie di interferenza, sono molto importanti perché ci permettono di introdurre alcuni concetti base della fisica quantistica e li vediamo nelle prossime slide. Ad esempio, quando si studia, si analizza l'onda stazionaria, ad esempio, che si forma in una corda di chitarra, si trova che la frequenza delle onde prodotte è quantizzata, cioè si produce un'onda armonica fondamentale e le armoniche successive sono multiple di questa armonica. La frequenza è multipla di questa frequenza fondamentale. De Broglie nel 1924 in effetti utilizza il concetto di onda stazionaria per giustificare le orbite di Bohr. In effetti Bohr aveva introdotto la quantizzazione delle orbite elettroniche, ma senza produrre una giustificazione di tipo fisico, solo per spiegare i dati sperimentali. De Broglie introduce una relazione per il calcolo della lunghezza d'onda dell'elettrone. L'elettrone a questo punto diventa una sorta di particella onda, viene esteso quindi il dualismo introdotto nel 1905 da Einstein per i fotoni, e dice che l'elettrone può percorrere solo quelle orbite in cui la sua onda è un'onda stazionaria e quindi devono soddisfare la relazione che vediamo. Sostituendo questa relazione, l'ipotesi di De Broglie, si trova esattamente la condizione di quantizzazione di Bohr. Lo studio dell'interferenza è molto importante per le onde, ma anche per la meccanica quantistica. Lo fu nel 1901 con l'esperimento di Young e quindi qui si può dimostrare la natura ondulatoria della luce che, tra l'altro, viene proposta da Huygens ed avversata dallo stesso Newton. Nel 1927 si ottiene la prima figura di diffrazione prodotta da un fascio di elettroni e questo conferma l'ipotesi ondulatoria introdotta da De Broglie. Esiste un esperimento a cui accenno solo brevemente che spiega un po' la natura complessa di queste particelle elementari, dell'elettrone o del fotone. È il cosiddetto esperimento di interferenza a fotone o a elettrone singolo. Vengono sparati i singoli elettroni su una doppia finitura e si ottiene una figura di interferenza. Lo stesso premio Nobel Richard Feynman utilizza questo esperimento per introdurre le sue lezioni nella meccanica quantistica e ci dice: una volta si pensava che l'elettrone si comportasse come una particella e poi si scoprì che sotto molti aspetti si comportasse come un'onda. Così, in realtà, non si comporta in nessuno dei due modi e non si comporta come nessuna cosa di cui si possa avere
esperienza diretta. Sul libro di testo abbiamo questa scheda che ci permette un'analisi storica, ma anche quindi l'acquisizione di specifiche competenze e quindi anche l'introduzione del dualismo onda-corpuscolo per quanto riguarda la luce. Ora cercheremo di vedere il quadro di riferimento delle competenze e soprattutto come svilupparle con i nostri alunni, cercando sì di vedere sia il quadro teorico ma anche esempi concreti da applicare poi in classe e da sviluppare con gli studenti. Queste sono le competenze che sono delineate nelle indicazioni nazionali e che sicuramente conoscete molto bene, quindi osservare fenomeni, formulare ipotesi, formalizzare problema, risolvere il problema e la parte sperimentale e anche il collegamento con le scelte scientifiche e tecnologiche della società di oggi. Un'altra interessante tabella che riporta alcune competenze specifiche che tra l'altro trovate nella guida del docente sono le cosiddette competenze nel progetto OCSE-PISA di quest'anno. Qui evidenziamo alcuni termini importanti, significativi. Si parte da ricordare e applicare conoscenze, per poi passare a identificare, produrre rappresentazioni e modelli, fare e giustificare previsione, produrre ipotesi esplicative, riconoscere questioni suscettibili di indagine scientifica, valutare, trasformare dati da una rappresentazione all'altra, analizzare e interpretare i dati. Vediamo anche, in aggiunta a questi, che sono stati tra l'altro acquisiti anche dal MIUR, un'altra importante indicazione che può venire da questo archivio, si trova all'indirizzo che vedete riportato, si tratta dell'archivio delle simulazioni di quest'anno e oltre alle simulazioni si trova la cosiddetta rubrica di valutazione delle competenze di fisica. Ho scelto questo indicatore, forse quello più rappresentativo o diverso, diciamo, rispetto all'usuale. L'indicatore chiede di interpretare, di elaborare i dati proposti, anche di natura sperimentale, secondo una certa ipotesi, valutando l'adeguatezza di un processo di misura e l'incertezza dei dati e verificando la pertinenza dei dati per la validazione del modello interpretativo. I descrittori riportati sono relativi al livello massimo di competenze che l'alunno può mostrare e quindi individua con sicurezza le grandezze fisiche, formula ipotesi corretti sulla relazione tra le grandezze considerate, motivandole con esempi, valuta in modo puntuale l'affidabilità del processo di misura, rappresenta i dati in modo preciso ed accurato, interpreta i dati e giunge a conclusioni adeguate per validare il modello utilizzato. Come poter sviluppare queste competenze? Certamente portando gli studenti in laboratorio, però dobbiamo abituarli anche alla seconda prova eventuale dell'esame di Stato. E quindi l'esercizio, il quesito, può essere proposto fornendo, ad esempio, un disegno, un'immagine che riporta una situazione sperimentale ben precisa. Qui vediamo, ad esempio, un generatore con due strumenti che forniscono la misura della tensione e della corrente. Si tratta di un circuito in corrente alternata. Vi è un solenoide dal quale gli alunni possono dedurre le grandezze significative e qui gli alunni devono applicare le competenze che abbiamo visto prima, analizzando i dati, spiegando la relazione tra questi e dopo effettuando un'ipotesi. Ad esempio, se facciamo la misura in corrente continua, modificando il circuito, cosa pensiamo di ottenere? Altre possibili e utili esercitazioni le trovate nel libro di testo. Si tratta di Fisica, pensare l'universo, edizione Lab, autori Cafori e Ferilli e Le Monnier Scuola come editore. Anche qui l'alunno è chiamato a valutare, a interpretare quanto ha rappresentato
quindi un esercizio non svolto in maniera tradizionale, e poi motivare le sue scelte, i suoi calcoli o quant'altro. Sulla scheda, sul libro del docente, trovate queste schede, cioè una per ciascuna unità, dove sono declinate le competenze e le conoscenze e gli strumenti e le risorse disponibili. Questo può essere uno strumento utile per la programmazione da effettuare per tutti gli anni scolari. Sempre nel libro di testo che vi ho ricordato prima, appunto Fisica, Pensare all'Universo, in Cafori e Ferilli, alla fine di ogni capitolo ci sono queste schede dove si lavora per competenze, ad esempio questa molto utile già sul libro di prima, dove vi è la traccia per la stesura della relazione di laboratorio. O qui a destra, ad esempio, la traccia di un esperimento da svolgere in laboratorio. L'alunno può iscriversi, registrarsi al sito di Mondadori Education e dà accesso ad alcuni contenuti digitali integrativi. Ad esempio, l'esercizio commentato, dove vengono presentati vari passaggi risolutivi, oppure un vero e proprio video con la risoluzione. Un altro importante strumento digitale, disponibile sempre come libro di testo, è il cosiddetto laboratorio virtuale. Qui l'alunno crea il fenomeno attraverso il modello, utilizzando il calcolatore e in particolare il foglio di calcolo. Il foglio di calcolo è uno strumento molto potente, versatile, ma non ha bisogno di particolari conoscenze, ad esempio di programmazione. Il calcolatore viene usato, come già fece Enrico Fermi, uno dei primi a utilizzare in questo senso, non come una semplice grande calcolatrice, ma Fermi intuì che si poteva usare il calcolatore per fare un esperimento, per simulare un esperimento e ottenere dei risultati sperimentali poi da analizzare. Questo ad esempio è molto utile un po' in tutti i contesti, anche perché ricordiamo che la comunità europea, il Fondo Sociale Europeo fornisce fondi e anche il Ministero stesso spinge sull'acquisizione delle competenze digitali. Ma queste simulazioni sono fondamentali, ad esempio, per l'analisi di fenomeni quali la relatività o la meccanica quantistica, dove è molto difficile effettuare degli esperimenti in laboratorio. Ad esempio, quindi, trovate sul libro di testo la simulazione che viene descritta all'interno del libro, e qui c'è la possibilità di fare una verifica quantitativa applicando le leggi fisiche e facendo un confronto tra quello che prevede la fisica classica e quello che prevede invece la relatività. Lo studente può, cliccando, accedendo alla risorsa digitale, cliccando in questa icona in alto, questa icona rossa dove c'è scritto laboratorio, può scaricare la scheda con la struttura già predisposta. Il docente, accedendo tramite registrazione ai suoi libri digitali, ha a disposizione anche il file, il foglio di calcolo completo di tutti i calcoli e anche degli sviluppi, degli approfondimenti richiesti. Accedendo ad esempio al Mi Book Extra, c'è questa sezione, come vedete, contenuti digitali, e cliccando in questa sezione simulazioni complete è possibile proprio scaricare i file del foglio di calcolo e poi potete metterli in chiavetta, portarli a scuola, utilizzarli con i ragazzi, provarli a casa, utilizzarli anche con la LIM, con videoproiettore in classe. Questa ad esempio è la simulazione appunto del Gedanken Experiment della simultaneità, che è possibile analizzare, appunto, evidenziare come i due fenomeni analizzati non siano simultanei nel caso della relatività speciale, ma ad esempio in questo riquadro sotto, inserendo una velocità bassa, circa 3000 volte inferiore a quella della luce, le misure effettuate all'interno del treno o all'esterno diventano molto simili, confrontabili tra loro, e il risultato si avvicina molto a quello che prevede la relatività classica. Come
materiale, anche disponibile sempre con il libro di testo, vi è un volumetto verso l'esame di Stato dove ci sono diversi temi risolti, suddivisi per argomento, e quindi è possibile utilizzarli sin da subito mentre si svolgono diversi argomenti e magari anche incentivare gli alunni ad analizzarli a casa, perché nella prima parte vi sono anche le soluzioni commentate. Sono presenti poi delle vere e proprie simulazioni strutturate come la indicazione del Ministero, cioè due problemi e una serie di quesiti. Nei problemi si cerca sempre di avere come riferimento una situazione concreta, il laboratorio. Qui addirittura si chiede all'alunno di progettare un trasformatore, di cercare di capire come costruire, si vuole costruire un trasformatore, ecco, e facendo delle analisi specifiche utilizzando le leggi fisiche. Un'altra risorsa disponibile online, si trova all'interno della sezione Campus, sempre del sito Mondadori Education. Qui sono presenti diversi materiali, alcuni sono disponibili tramite previo login con username e password, altri materiali invece sono disponibili per tutti, ad esempio questo che vedremo. Cliccando su esame di Stato e su simulazione della seconda prova per i licei scientifici è possibile scaricare, sono due file PDF con due simulazioni concrete. Questa è la pagina di riferimento dalla quale appunto è possibile effettuare il download di queste due simulazioni complete. Ad esempio questa che riguarda le onde elettromagnetiche analizza una situazione reale, cioè la configurazione di un apparato Wi-Fi. Questa è una situazione reale, gli studenti possono provare se hanno qualche dispositivo e lo studente viene chiamato a motivare la scelta della frequenza, analizzare fenomeni quali l'interferenza e poi le caratteristiche, analizzare le caratteristiche dell'onda elettromagnetica. Il problema è proprio parte della situazione concreta e è suddiviso in una serie di punti che l'alunno deve sviluppare. Questo è un altro problema molto importante, a mio avviso, perché prende spunto da una situazione concreta. Gli alunni, gli studenti possono effettuare uno stage presso un laboratorio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e al termine generalmente sono chiamati a svolgere una relazione sul lavoro svolto. Il tutor dà delle indicazioni su quanto sviluppare. Anche qui l'alunno deve cercare di sviluppare alcuni concetti da presentare. Particolare, ad esempio, questa relazione sviluppata al punto D permette di determinare, ad esempio, la velocità e si può ricavare poi anche la massa delle particelle accelerate, ad esempio, dell'HC, l'acceleratore che si trova a Ginevra. Al punto E viene chiesta la velocità e la variazione di massa all'uscita dell'acceleratore LINAC. Online si possono trovare tabelle come queste che riportano sia l'energia dell'acceleratore, l'energia cinetica, l'energia totale e i fattori relativistici gamma e beta. Quindi l'alunno può, mediante queste applicazioni, anche verificare questi dati sperimentali che sono pubblicati e disponibili. Quesiti anche che fanno riferimento a oggetti di uso comune, ad esempio questi sono due cariche cellulari e lo studente deve cercare di individuare la struttura che può essere descritta mediante leggi fisiche che lui conosce e fare un confronto tra i due e qui viene richiesto anche di soffermarsi sul ruolo del nucleo ferromagnetico. Sono presenti anche quesiti di varia natura e quindi alcuni un po' più classici oppure altri che fanno riferimento a situazioni specifiche. Sono in qualche caso anche una sorta di approfondimento. Trovate comunque anche tutte le soluzioni commentate. In questo caso il quesito 8 propone la funzione di probabilità che si ottiene risolvendo l'equazione di Schrödinger. E quindi è possibile effettuare uno studio di funzione con un'analisi anche di tipo grafico di questa funzione
cercando di collegarsi ad esempio all'orbita di Bohr, al raggio di Bohr, e quindi vedere la differenza tra l'interpretazione quantistica di Bohr sulle orbite e sul concetto invece di orbitale che esce dalla cosiddetta meccanica ondulatoria e dalle equazioni di Schrödinger. Bene, dopo questi suggerimenti, io avrei terminato questa prima parte della presentazione e cerco di rispondere ad alcune sicuramente interessanti domande che sono pervenute. Le altre domande a cui non faremo tempo a rispondere oggi, cercheremo di farlo via mail in altre forme. Ecco, qui troviamo la domanda di Rosa da Napoli che mi chiede come mai, se la classe non ha svolto al biennio l'ottica geometrica, cosa è possibile, cosa sia possibile fare. Effettivamente, come dicevamo, può esserci questa rincorsa contro il tempo per arrivare in quinta a svolgere il programma. E secondo me l'insegnante di quarta, o l'insegnante che svolge, ad esempio, la luce come esempio di onda, dovrebbe controllare se questo argomento è stato meno svolto al biennio e quantomeno dare gli elementi fondamentali. In particolare direi che è importante vedere l'equazione dei punti coniugati, ad esempio la formazione delle immagini da parte degli elementi convergenti, facendo un minimo di esempio quali la lente di ingrandimento o il microscopio composto che magari gli studenti utilizzano in laboratorio o utilizzeranno. Ecco, estendo questa osservazione anche ai fenomeni termici, nel senso che l'insegnante in terza, in quarta, quando sviluppa la termodinamica, dovrebbe controllare se vi è stato il biennio, se gli studenti hanno affrontato il biennio studi di fenomeni termici, perché è un po' difficile, impossibile per gli studenti riuscire a entrare nell'ottica della termodinamica senza aver ben compresa la differenza tra calore e temperatura, oppure senza aver fatto un minimo di studio delle modalità di propagazione del calore. Ecco, vediamo Giovanni da Trapani che invece mi chiede o suggerisce: non conviene iniziare il magnetismo in quinta? In un certo senso mi trovo d'accordo, ecco. Ritengo che la parte del magnetismo, quindi le interazioni magnetiche fondamentali, o magnetostatica come qualcuno la chiama, ecco, sia fondamentale per lo sviluppo e la comprensione dell'induzione elettromagnetica. Pensiamo solo che alcuni fenomeni, il disco di Barlow, si chiama anche disco di Faraday si accorse di questo, ecco. In alcuni casi la legge dell'induzione elettromagnetica non funziona. In realtà la legge fondamentale che è necessario applicare è la forza di Lorentz, questa è una forza fondamentale sempre nota. Comunque, sempre per ottimizzare i tempi, se riusciamo a introdurre almeno alcuni concetti del magnetismo già in quarta, è possibile poi assegnare un lavoro estivo per gli studenti, e questo tra l'altro è utile perché evitiamo che restino scollegati dalla materia per troppo tempo, poi li ritroviamo a settembre in evidente difficoltà, e poi in quinta si riprendono queste leggi fondamentali sul magnetismo e si va a completare con lo studio dell'induzione elettromagnetica. Ecco, Anna da Roma invece ci chiede come dividere gli argomenti fra terza e quarta. In effetti il Ministero non indica la suddivisione degli argomenti. Per quanto riguarda la mia personalissima esperienza, posso dire che in terza sviluppo completo lo studio della meccanica, arrivando fino alla gravitazione universale, cercando magari di non soffermarsi troppo sulla meccanica del corpo rigido, cercando di non ripetere completamente la meccanica, altrimenti i tempi diventano troppo stretti, e riuscendo poi ad arrivare quindi alla termodinamica, eventualmente se non si riuscisse a completare, c'è la possibilità, anche qui insegnando del lavoro estivo, come dicevo prima, di completarla
all'inizio della quarta. Ecco, ritengo che la termodinamica sia un argomento, un tema molto importante, attuale, pensiamo ad esempio al problema delle risorse energetiche, e quindi non sia da relegare agli ultimi 20 giorni della terza, e quello che si è riuscito a fare bene, e il resto fa lo stesso. Ecco. Maria di Genova mi chiede che vorrebbe, mi dice che vorrebbe provare le simulazioni, ma non riesce a trovarle. Ecco, vi dico che la casa editrice è sempre disponibile a rispondere a eventuali problematiche di accesso, di registrazione. Vi posso dire che potete richiedere una copia saggio del libro, se non avete, chiedete all'agente di zona la possibilità di accedere anche ai materiali digitali per il docente, perché dovete essere individuati come docenti, e comunque per ogni problematica potete inviare delle mail e potete contattare Mondadori, poi vi farò vedere anche il numero di telefono che potete fare. Lucia da Torino chiede se il campus di matematica e fisica serva la registrazione. In realtà vi sono due sezioni, una che si chiama per conoscere, l'altra invece per insegnare. La prima è con accesso libero previa registrazione, e l'altra invece, come dicevo prima, dopo aver effettuato la registrazione chiedete l'accesso al vostro agente di zona. Questa è un'altra domanda importante: come preparare le relative griglie di valutazione? Ecco, a me piacerebbe in effetti che il Ministero stesso, nel momento dell'esame, fornisse delle griglie di valutazione, così avremo un'uniformità tra le diverse commissioni, un'uniformità diffusa su tutto il territorio nazionale. Ecco. E la rubrica a cui ho accennato prima può essere, anzi, il Ministero la suggerisce come griglia di valutazione, propone anche dei punteggi indicati da convertire poi in quindicesime, e diversamente ogni consiglio di classe o dipartimento di materia poi all'interno della scuola può muoversi facendo riferimento alla programmazione o alle decisioni prese all'interno della scuola. Bene, abbiamo un'ultima domanda che ci chiede quali problemi proporre sulla relatività. Ecco, anche qui vi sono molti problemi già presenti sul libro di testo. Direi che c'è un esercizio svolto alla fine del capitolo che riprende la problematica dei muoni, del tempo di vita dei muoni, ed è un problema che si riscontra ad esempio anche negli acceleratori di particelle. Questo è un problema svolto, commentato, e qui si aiuta lo studente a comprendere la dilatazione dei tempi e la contrazione dello spazio. Questi due fenomeni avvengono in due sistemi di riferimento diversi. Si trovano alcuni problemi più orientati all'esame di Stato nelle simulazioni appunto presenti sul campus, e poi la normativa prevederebbe anche lo sviluppo della dinamica relativistica o quant'altro. Certamente vedete, con gli argomenti non sono semplici, cercate di vedere con gli studenti quali fino a dove ci si può spingere. Ecco, la simulazione data marzo di quest'anno contemplava l'astronave relativistica, e lì bisognava applicare semplicemente la dilatazione dei tempi e degli spazi, anche eventualmente qualche accenno alle leggi di trasformazione di Lorentz, però effettivamente, ripeto, sui miei test e sul campus trovate molte indicazioni utili in questo senso. Bene, vi mostro i riferimenti.
Questi sono i prossimi webinar di area scientifica che Mondadori propone: il primo è biochimica, impostazione sperimentale per competenze di Marilena Righetti, venerdì 11 dicembre, sempre alle 15, e chimica, osservare e descrivere le misure di Aurora Legretta, tenuto mercoledì 16, sempre alle ore 15. Questo è il numero di telefono, appunto, e l'email a cui potete fare riferimento per qualsiasi cosa. Vi ricordo, appunto, che avete la possibilità anche di contattare la gente di zona. Bene, e a questo punto vi ringrazio per la pazienza e la partecipazione. Un saluto e un buon lavoro a tutti e arrivederci.